quarto appuntamento di un ciclo sulla longevità e l'innovazione, un percorso di seminari nato dal dialogo tra Fondazione La Vasi Garzanti, che è qui rappresentata da Felice Scalvini ed Elisabetta Donati, e Fondazione Bassetti, e porsi il problema del rapporto tra longevità e innovazione per Fondazione Bassetti, che ha la missione di promuovere la responsabilità nell'innovazione, è un tema tutt'altro che semplice, diciamo a volte insieme al Presidente, che è un tema drammatico, così come molti temi drammatici sono quelli che legano il processo di innovazione all'evoluzione della nostra società. Abbiamo affrontato in questa formula di seminari che si sono tenuti con buona cadenza nel corso dell'ultimo anno e che potete trovare in video sul sito di Fondazione Bassetti, liberamente condivisibile anche in altri contesti digitali. Abbiamo discusso innanzitutto a partire dal punto di vista della società. Lo vedremo presto, lo vedremo tra pochi minuti. Oggi gli ospiti, che ringraziamo per essere qui, affronteranno probabilmente più che nelle altre precedenti occasioni l'approccio della cura, l'approccio del progresso scientifico, l'approccio del progresso medico per discutere una domanda impegnativa che è curare l'invecchiamento, la domanda che dà il titolo alla discussione di oggi. Ma nei seminari precedenti e in tante iniziative che si sono svolte intorno a questi seminari promosse vuoi da Fondazione Bassetti, vuoi da Fondazione La Vasi Garzanti, e incontrando altri, oggi incontriamo in particolare IFOM, ma anche incontriamo altre due università di Milano. In quelle iniziative, per esempio, abbiamo dialogato con Nick Palmarini. Nick Palmarini dirige a Newcastle il Centro per l'Innovazione in UK sul tema della longevità. E già il fatto che un centro di questo tipo esista mi sembra interessante, il fatto che esista in UK con la loro tradizione di innovazione sociale, se vogliamo, nel modo di organizzarsi per affrontare i problemi della società, è ancora più interessante. Poi prima in realtà ne abbiamo discusso con Chiara Saraceno, probabilmente tutti voi conoscete, il punto di vista della sociologia su che cosa significhi invecchiare tra immaginario e realtà, e con Chiara Saraceno abbiamo messo in dialogo tra gli altri l'assessore al welfare del Comune di Milano Bertolè, per cui iniziavamo a mettere il punto, che ci interessa moltissimo, su come si disegnano le politiche per convivere nelle nostre istituzioni e nei nostri luoghi a partire da un'idea di longevità che è, non è solo un'idea di longevità, ma è l'idea, lo abbiamo ripetuto altre volte, che per la prima volta fino a 5 generazioni convivono sullo stesso scenario, interagiscono e quindi si relazionano. Infine, ma diciamo è poco tempo fa e anche questo lo trovate documentato, abbiamo presentato qui il volume Vite disuguali, da poco edito da Arel il Mulino. Vite disuguali è un libro a più autori con una curatrice che di mestiere fa la rappresentante politica, Marianna Madia, e che si concentra moltissimo sulle politiche per una società nella quale purtroppo crescono le diseguaglianze, ma nella quale queste diseguaglianze si relazionano anche con l'età della vita, e quindi un approccio, se vogliamo, originale, certamente non inedito, alla discussione sulle politiche. Oggi facciamo la discussione di cui vi ho detto e cui titolo vi ho appena ricordato. Non voglio ribadire troppo su quello che diranno i nostri interlocutori, perché mi preme soprattutto e soltanto di presentarli. Dialogheranno Giuseppe Bellelli, che è geriatra dell'Università di Milano Bicocca e direttore di geriatria del San Gerardo a Monza, Fabrizio Dadda di Fagagno, che dirige in IFOM il programma di risposta al danno del DNA e senescenza cellulare, e altri incarichi, chi ci dirà, Elisabetta Donati, l'ho menzionata, responsabile della segreteria scientifica di Fondazione La Vasi Garzanti, Virginia Sanchini, che è ricercatrice presso l'Università degli Studi di Milano del Dipartimento di Oncologia e Emato
oncologia, ma si occupa da moltissimo tempo della relazione tra bioetica e problemi dell'innovazione in rapporto all'organizzazione sociale, e Claudio Vernieri, direttore del programma di riprogrammazione metabolica nei tumori solidi in IFOM. E quindi, mi scuso per non averlo fatto fino adesso, ci tengo moltissimo a ringraziare da parte delle nostre fondazioni IFOM, perché ha accettato di inserirsi in un ciclo con le caratteristiche di cui vi ho detto e di farlo portandoci, diciamo, l'eccellenza della propria ricerca. Infine, io ho due considerazioni da fare veramente puntuali. La prima me la ricorda spesso, diciamo, un'affermazione coraggiosa del presidente Bassetti, che a noi interessa il problema di una società vecchia, non il problema di una società di vecchi. Cioè, il problema della responsabilità dell'innovazione è investe il modo in cui noi intendiamo la convivenza in una società che è attraversata da un fenomeno dirompente, che è quello dell'innovazione nelle sue varie accezioni. Il secondo tema è che spesso ci siamo trovati anche qui a parlare di quanto l'innovazione avanzi nell'ambito delle tecnoscienze, delle scienze della vita, nell'ambito delle possibilità di cura. Ci è stato ricordato che adesso si usa ad altissimo livello l'OMS individuare nella vecchiaia una malattia, quindi qualcosa che sia di per sé è passibile di cura. È pur vero che tutti noi constatiamo, leggendo i giornali o semplicemente vivendo, come non è un caso che Milano, l'ho ritrovato oggi in un libretto molto carino che vi consiglio, Forse muore, vivere di più o vivere meglio, di Federico Pennestri. In Italia, a Milano, Francesco Sforza effettuò la grande riforma ospedaliera che attuò il decreto arcivescovile del 9 marzo 1448, distinguendo, a partire dalla comune radice di hospitalitas, gli ospedali per i malati acuti e gli ospizi per i malati cronici. Ciascuno di noi ha forse esperito che cosa significhi oggi, diciamo, vivere nella cronicità e incontrare l'esigenza di cura. Nomino il pronto soccorso, che, diciamo, sono sui nostri giornali in questi giorni. E quindi il nostro tema, con questo concludo, è tenere insieme l'organizzazione di una società nella quale, una società per tutte le età e nella quale tutti possano vivere bene, con una società che avanza molto nella ricerca e nell'innovazione, perché sappiamo che questo costa, perché sappiamo che questo pone dei problemi nuovi anche di tipo etico, e sicuramente il nostro obiettivo, che è contribuire a rendere responsabile chi fa ricerca, chi fa impresa, chi fa politica, delle responsabilità che appunto si porta indietro innovando, è una grande sfida. Qui Elisabetta Donati, grazie, e poi daremo la parola a ciascuno dei nostri relatori. Grazie molte, Francesco, e grazie a tutti voi. Qualche accenno a questo tema che diceva Francesco. Allora, l'ultimo rapporto ONU che è uscito a gennaio del 2023, quello Non lasciare indietro nessuno, il titolo, e già ci dice qualcosa, accenna al fatto che l'invecchiamento tocca tutte le parti dell'economia e delle società. Noi abbiamo fatto una ricerca sulla longevity economy, abbiamo provato anche a misurare a Milano che cosa significa questa entità globale e più integrata nel ragionamento sulla longevità. E contemporaneamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia 2021-2030 il decennio per l'invecchiamento in buona salute, e si chiede anche quale modello sostenibile per una società che invecchia, e pongono tutta una serie di questioni sull'aumento dei costi relativi a pensioni, sanità, assistenza, tale che renderebbero difficili i nostri sistemi reggere questo impatto. Contemporaneamente, il mese scorso, l'ISPI, l'Istituto di Studi Politici Internazionali, ha chiesto a diversi studiosi e studiose in giro per il mondo loro cosa ne pensano di questo tema su, appunto, la sostenibilità di questa società che invecchia. Tre brevi riferimenti. Il primo, la Svezia, che a differenza di noi ha un'elevata aspettativa di vita, alti tassi di fertilità
e ingresso di immigrati per lo più giovani. Quindi sembrerebbe essere ben posizionata rispetto a questa ondata. In realtà l'assistenza sanitaria svedese negli ultimi anni, proprio sul tema dell'assistenza agli anziani, ha seguito una pista verso la privatizzazione e la commercializzazione. Sembrerebbe quindi che per reggere l'impatto non ce la facciamo solo con le risorse pubbliche e quindi occorra virare sul tema del privato. Hanno anche aumentato le ore lavorative, un po' la riforma che è in corso in Francia, quindi di spostare più avanti le lancette del pensionamento, ma le diseguaglianze lavorative per ora sono ignorate. Quindi c'è un tema che continuamente, come vedete, prende a riferimento diverse cose. Il Giappone è un po' come noi, pochi bambini e un numero crescente di anziani. Il sistema giapponese dell'assistenza medica è sotto l'egida dell'assicurazione obbligatoria. Tuttavia le persone anziane sono sempre più colpite da malattie legate allo stile di vita. Quindi in realtà più che sull'assicurazione sembrerebbe dover spostarsi sul tema del lavoro. Corea del Sud. Due settimane fa il primo ministro, un governo conservatore della Corea del Sud, ha proposto di estendere l'orario settimanale da 52 a 69 ore alla settimana, con un esplicito obiettivo: straordinari per aiutare le donne a diventare madri e contrastare l'invecchiamento della popolazione. A proposito di quello che diceva l'OMS, arrivare in buona salute. Italia, sappiamo che siamo molto sbilanciati sui trasferimenti monetari e molto meno sui servizi in natura. Un recente lavoro del Mulino sul tema dei divari parla di due possibili leve per contrastare, tra virgolette, questa ondata o assecondare o facilitare. L'eguaglianza di genere, con più occupazione femminile per compensare il calo demografico, e dall'altra parte un lavoro meno precario per i giovani per mantenere un livello adeguato di trasferimenti in materia previdenziale. Quindi, come vedete, il tema si sta molto allargando. Quindi la domanda è a che cosa ci riferiamo quando parliamo di cura dell'invecchiamento. Probabilmente il tema è molto largo e con tante variabili da considerare. Chiudo l'ultima cosa dicendo che, a proposito dei problemi della cura, un bellissimo lavoro fatto dall'Istat. Le donne nate nel 1913 diventano nonne a 53 anni, 3 figli e 6 nipoti, senza però genitori da accudire e con nuore o figlie che sono casalinghe 2 su 3. Le donne nate nel 1945 diventano nonne a 55 anni, 2 figli, di cui uno ancora in casa, la madre di 80 anni nel 50% dei casi viva, anche il padre nel 20% dei casi, presta aiuto ai nipoti e nel 24% è ancora attiva nel mercato del lavoro. Minor figli e nipoti, ma sostengono figlie e nuore nel mercato del lavoro, assistono genitori anziani e familiari conviventi e sono ancora nel lavoro. Allora, la domanda, care signore e signori esperti che vi faccio, è: quali investimenti produrranno i maggiori ritorni per il maggior numero di persone nel corso dei prossimi secoli? Grazie. Mi ha insegnato il presidente Bassetti a alzare, vero, l'asticella. Intanto voglio ringraziare moltissimo Fondazione Bassetti per l'invito, qui il presidente, dottor Samorè, e Fondazione Ravasi Garzanti, quindi felice Elisabetta per l'invito, un po' meno per la domanda che hai fatto. Ma detto questo, io riprendo un po' lo schema mentale che mi ero fatto io, perché nel leggere il titolo ho avuto una serie di sollecitazioni che derivano anche dal fatto che come geriatra inevitabilmente si è portati a farsi anche delle domande sul senso di quello che si fa. Quindi
con delle implicazioni di carattere non solo medico, ma in qualche modo un po' anche filosofico. Le sollecitazioni erano queste. Intanto l'interrogativo, quindi curare l'invecchiamento, no? Come se fosse possibile non farlo. Quindi a me viene da dire le risposte che mi do a questa prima sollecitazione è che non è possibile non farlo per le stesse ragioni per cui dicevi te. Cioè siamo una società che sta invecchiando, ma non direi solo invecchiando, sta invecchiando con una tale rapidità che sconvolge completamente tutti i paradigmi che pensavamo di avere molto chiari. Cioè, dico questa cosa solo banalmente, lo standard di personale che c'è nel reparto di geriatria per acutica e di Rigo è uno standard di personale che è del dicembre 1997, quando le persone anziane che venivano ricoverate venivano sostanzialmente in pantofole e pigiama a fare una serie di accertamenti. Adesso sono persone gravemente malate, hanno mediamente 4, 5, 6 malattie, prendono 10-15 farmaci, hanno coesistenza di problemi cognitivi, motori, spesso vivono da soli, hanno una moltitudine di problemi che evidentemente non possono essere più gestiti con gli stessi canoni di 30 anni fa. L'altra domanda che mi ponevo, che in qualche modo richiama quello che dici te, è cosa intendiamo per invecchiamento, cioè intendiamo la longevità, quindi dobbiamo farci carico dell'idea di come si invecchia, o intendiamo l'essere vecchi e quindi porsi la domanda di fino a che punto è opportuno andare avanti con accertamenti diagnostici e terapeutici arrivati a un certo punto della disabilità. La terza sollecitazione che mi veniva era sul concetto di cura, no? Tutti noi conosciamo il mito heideggeriano della cura nel senso anche di cercare di vedere prima, da cui il termine curiosità, quindi preoccuparsi, no? E questo direi che è la sollecitazione che mi ha dato un pochino più di stimoli, nel senso che a questo punto mi sono domandato, vediamo quali sono gli sguardi rispetto al fatto di essere vecchi. Il primo sguardo che mi ponevo è quello che percepisce la società civile del fenomeno invecchiamento. E qui devo dire, non ho potuto non ritornare con la mente a quello che è successo nel Covid, durante il periodo della pandemia, in cui secondo me, lo dico, l'ho vissuto da medico che si trovava a gestire, adesso non vorrei creare scombussolamenti anche emotivi nelle persone che ascoltano, ma si trovava a gestire quei pazienti che le specialità ad alta tecnologia in qualche modo rifiutavano, no? Quindi, tanto per essere molto espliciti, tutti i pazienti che i rianimatori, anestesisti non prendevano in carico, e quindi bisognava gestire in qualche modo il morire di queste persone. E lì mi è venuto in mente quello che ha prodotto fino ad oggi la società civile, cioè un'idea di invecchiamento di successo, di successful aging, come si dice in inglese, che in qualche modo favorisce anche il pensare che c'è un invecchiamento di insuccesso. E l'invecchiamento di insuccesso è l'invecchiamento di chi non riesce a invecchiare col modello giovanilistico del essere performante, essere perfetto dal punto di vista cognitivo e quant'altro. Questo è quello che ha prodotto la società, per cui se voi pensate, quando si parla, a me capita tante volte, no, di vedere le immagini su Google dei master atleti, cioè dei centenni che fanno la mezza maratona, piuttosto che di quelli che sollevano il peso, quelli che si lanciano al paracadute a 90 e passa anni col paracadute per atterrare sulle montagne. Ecco, questo modello di invecchiamento ha fatto sì che ci sia una sorta di repulsione nei confronti di chi non è invecchiato così. E oggi, tanto più i servizi sanitari, secondo me, soffrono di questo, ma la cosa triste, secondo me, è che socialmente è accettato questo modello, cioè non crea problemi a nessuno che il fragile
e quello messo male sia lasciato indietro. Questa è la società civile. Poi c'è lo sguardo della società medica, cioè della comunità medica. Anche qui ci sono una serie di problemi. Io mi sono laureato nell'88, chi ha qualche anno, voi siete più giovani insomma, ma chi si è laureato ai miei tempi, in quel periodo c'era fortemente l'idea che parcellizzando il più possibile i saperi, no? Iperspecializzando, si sarebbe arrivati a risolvere i problemi di salute delle persone. Da qui le specializzazioni delle specializzazioni, cioè oggi, non so, nell'ambito ortopedico, dico il primo che viene in mente, non c'è solo l'ortopedico, ma c'è l'ortopedico che si occupa solo di ginocchio, l'ortopedico che si occupa solo della mano e via dicendo, no? Questa parcellizzazione dei saperi ha fatto sì che siamo andati sempre più a analizzare lo stato di salute delle persone, ma perdendo di vista l'insieme, no? Quindi non c'è la capacità di fare sintesi. Qui mi viene in mente una diapositiva che proietto sempre, una delle prime diapositive che proietto ai miei studenti, è la differenza tra complicato e complesso, no? Complicato, vedo che annuite, quindi non sto a spiegarlo più di tanto, ma per chi non lo sapesse, complicato deriva dal latino complicatum, quindi che si può in qualche modo spiegare, mentre complesso vuol dire complexum, cioè con intreccio, quindi non riesci a spiegarlo, devi guardarlo nell'insieme. Bene, io credo che oggi la comunità medica non sia capace di leggere la complessità. E questo è un grosso problema, perché la complessità è il coesistere di, come dire, di problemi di varie dimensioni, quindi salute somatica, 5-6 malattie, disabilità motoria, disabilità cognitiva, non vi sto a dire i numeri delle persone affette da demenza, ma sono impressionanti. Quello che succederà tra qui a 20 anni sarà veramente una pandemia di persone che hanno problemi cognitivi. A quel punto c'è anche la formazione accademica. Anche la formazione accademica risente di questo. Nel corso di laurea di medicina e chirurgia, tanto per dirne una, nella mia università, che pure lo dico con molto orgoglio, è un'università molto moderna, dinamica, giovane, che ha voglia di fare con docenti mediamente giovani, geriatria sono 16 ore. Ci sono 16 ore in 5 anni di corso di laurea, okay. Di queste 16 ore uno dovrebbe fare passare tutti questi messaggi qui, no? Tenuto presente che oggi, se noi andiamo a vedere, dico i numeri dell'ospedale San Gerardo, nel 2022 di tutti quelli che sono stati immessi all'ospedale il 23% aveva più di 70 anni, quasi il 19% più di 80, quindi capite, non è solo un problema della geriatria, ma è un problema di tutto l'ospedale, senza pensare di quello che succede nelle riabilitazioni, nelle RSA, ma anche direi sul territorio. Oggi non credo ci siano tanti medici di medicina generale che hanno un'idea un po' più così analitica di che cos'è la geriatria, se non l'idea che sia una medicina applicata ai vecchi. Mentre il modello di approccio è totalmente differente. Io quanto sto rubando troppo tempo. È perfettamente nel 4-2. L'approccio che insegna la geriatria è un approccio multidimensionale, in cui diventa centrale andare a misurare non soltanto lo stato di salute somatica, ma tutta una serie di domini per arrivare a fare una sintesi di quanto è complessa la persona. L'altra cosa che insegna è che lo stato di salute lo misuri non tanto come guarigione dalla malattia, ma come stato funzionale. Quello che succede nei vecchi, uso volutamente questo termine, è che quando gli viene l'infezione o la polmonite, non gli viene la tosse o la febbre, ma non riescono più a camminare, a stare in piedi, o si confondono, cioè sono
diciamo, è la funzione che diventa la cartina e torna solo dello stato di salute. Ecco, questo va insegnato perché sono, diciamo così, dei concetti che non fanno parte della medicina tradizionale, che è orientata sulla singola malattia. E quindi i ragazzi, quando arrivano, io vedo quando arrivano al primo anno alla scuola di specializzazione, sono veramente disorientati, perché gli fai vedere un altro mondo. Anche le, come dire, le misure di outcome, quando io penso a come sono organizzati le grandi ricerche, che diciamo sono prevalentemente farmacologiche, no? Oggi, per dimostrare che un farmaco è efficace, si cerca, come dire, di isolare una popolazione in cui si valuta l'efficacia del farmaco il più possibile neutra, cioè che ha solo quella malattia lì, che non ha una serie di altri problemi, perché io devo dimostrare che quel farmaco funziona. Bene, questo magari lo dimostro, ma poi nella realtà io mi trovo a usarlo in una popolazione che ha 5 o 6 di queste malattie, in cui quel farmaco lì, che è stato studiato per chi ha un'età media di 60 anni, non va bene nell'85enne, no? E quindi c'è questo gap clamoroso anche dal punto di vista della ricerca, quindi questo non solo aziende farmaceutiche, ma devo dire un po' anche la ricerca. Prima parlavo con Fabrizio Dadda del PNRR, visto che siamo nello stesso SPOC, e quindi si ragionava, quello forse direi la prima volta che almeno si prova a mettere in piedi un progetto, poi con le mille difficoltà, ma un progetto che provi a tenere insieme tutto, anche un nuovo modo di vedere queste cose. A questo punto ho due ultime sollecitazioni, brevissimo. Quel tipo di valutazione multidimensionale consente in qualche modo di provare a orientare la prognosi e quindi di farsi anche delle domande sul significato di fare alcuni accertamenti in alcune tipologie di pazienti. Prima tu citavi il pronto soccorso, no? A noi capita moltissime volte che arrivano persone con delle malattie in fase avanzatissima, ok? Che arrivano in pronto soccorso perché magari hanno, so, dico il caso che abbiamo discusso stamattina, hanno l'emoglobina bassa. L'emoglobina è un parametro che dice dei globuli rossi nel sangue. Ora, tu naturalmente dovresti avere un approccio estremamente intensivistico andando a ricercare le cause di questa anemia se hai davanti un'aspettativa di vita di X anni. Cioè, è chiaro che se vado io in pronto soccorso e ho 4 grammi di emoglobina, se stiamo parlando di una persona che è da 15 anni che ha una demenza in fase avanzata, già portatrice di una nutrizione artificiale, che è già una lesione da decubito, adesso mi scuso se faccio dei termini questi, entro troppo nel dettaglio, ma la domanda è: ma perché io dovrei fare degli accertamenti? Lasciamo stare l'incremento dei costi che non mi interessa, ma cosa cambio io della storia naturale di malattia di questa persona? Ebbene, se io ragiono in termini di malattie, faccio gli accertamenti. Se provo a ragionare in termini di complessità, provo a ragionare in altro modo e quindi magari discuto con i familiari sul senso di fare questi accertamenti, provo a immaginare un approccio di cura più orientato alla qualità della vita e meno all'identificazione della prognosi. Credo che, e qui davvero chiudo, le risposte possibili siano su tre livelli. Un livello micro, e cioè bisogna insegnare alle generazioni future di medici e di operatori sanitari a leggere la complessità, quindi diventare come dire, capaci di fare una valutazione multidimensionale geriatrica, perché stiamo parlando di vecchi. Questo non lo potranno fare solo i geriatri. In Italia ci sono 33 scuole di specializzazione di geriatria e gerontologia che diplomano circa ogni anno 7-8 specialisti, che quindi non sarebbero sufficienti, non dico per la Lombardia, ma probabilmente neanche per Milano, ok?
Quindi bisogna immaginare che la geriatria diventi patrimonio degli altri, dei futuri medici, senza avere il titolo di geriatra, ma che sappiano approcciare questo tipo di... L'altro problema, l'altra dimensione è meso, cioè il micro, la persona, e il meso sono i servizi. E qui c'è bisogno anche di insegnare a lavorare insieme. L'altro aspetto che io vedo critico tutti i giorni in ospedale è il saper lavorare in team. Medico con l'infermiere, col fisioterapista, col terapista occupazionale, ospedale con la riabilitazione, con l'RSA. Oggi si lavora con parti stagni. In questo senso la tecnologia sicuramente potrebbe essere di aiuto. Il fatto di riuscire a avere le visite in teleassistenza, di avere dei database. Ricordiamoci che in Italia non ci sono dei database comunicare le regioni su dei dati clinici, ok? Se pensiamo a quello che succede nel Regno Unito, ho in mente la rete che si occupa delle fratture di femore, che è un tema tipicamente geriatrico, perché l'età media è 84 anni, il National Fracture Database misura tutti gli anni circa 600.000 fratture di femore all'anno, per cui io riesco a avere delle idee di come vanno le persone che hanno determinate caratteristiche. Qui in Italia non c'è, ogni ospedale c'ha il suo pezzetto di database. Prego. Testimone, 95 anni, rottura di femore. Ecco, ma lei ha l'invecchiamento di successo, quindi non si applica. Ecco, però questa cosa qua è un grosso problema. È un grosso problema. Il fatto di non avere che gli ospedali non parlino. Gli ospedali non parlano con i medici di medicina generale, che non parlano con le riabilitazioni. Io ho mia moglie che è una collega geriatra che lavora in riabilitazione. E lei riceve ancora tramite fax le richieste, cioè capite che siamo cioè è qualcosa che... E poi c'è un livello alto, questo la riguarda, cioè livello politico, cioè cosa si può fare rispetto a quello. Secondo me lì si può fare anche molto, intanto cambiare il modo anche in cui le persone anziane percepiscono se stesse. Quindi una sorta di empowerment della persona anziana, che oggi invece con un modello di società, quindi ritorno a dove ero partito, così finisco, un modello di società orientata all'invecchiamento di successo, inevitabilmente apre la strada per una società che è molto ageista, ok? Quindi che discrimina sulla base dell'età, come è successo al tempo del Covid, tu fatti da parte perché sei troppo vecchio, che no. Spero di aver dato sollecitazione. Grazie molto. Grazie. Grazie. Molto.